Vediamo che video dovrei registrare oggi. Ah, ma Simone mi ha taggato nel video tag quanto sei nerd. Ste, vuoi registrare? Cosa? Un video tag. Non posso, sto giocando da Agario. Ah, ok, va bene. Oh, Elena, adesso registriamo? Oh, Ste, non vedi che sto giocando a LOL? Cavolo! Ah, ok. What the fuck? Ciao a tutti ragazzi, sono Cassio e benvenuti in questo nuovo video! E siamo qui oggi in questo nuovo video tag che farà in comune di mio fratello. Bello, anche se alla fine non è un brother tag. Ma questo video tag è il video tag quanto sei nerd. Siamo stati taggati da Simon6C97, quindi ciao Simo. In questo video dovremmo rispondere a 14 domande a tema 14, 8 così, però vabbè, non si sa perché 14, 14, ok. 14 domande a tema nerd e la quindicesima include il fatto che dovremmo taggare qualcuno, quindi dopo faremo... saremo strage. Iniziamo subito. La prima domanda è: a che età hai iniziato a usare i computer? Allora, personalmente penso di aver iniziato molto presto, perché comunque, a parte che per Natale mi regalavano i giochini tipo ADBU e ADBC, che erano quelli che servivano per imparare, cioè quelle vende tipo, non so, quelle dei numeri, esatto, una casella, in inglese. Poi avevo il gioco di Bug's Life, che era tipo il mio preferito. Poi mi hanno regalato tipo Robinson Crusoe. Comunque, non so, se nel 2003 mi hanno regalato ADBU, verso i 3-4 anni penso. Tu stai invece? Anch'io giocavo ad ADBU. Davvero? Sì, giocavo anch'io da piccolo. Mi ricordavo che era tipo Dora l'esploratrice. Dove è tipo... che va? Dov'è l'ippopotamo? Ce l'aveva davanti. Bravo, non rispondevi nemmeno, bravo. Tipo, dov'è il mare? E c'è dentro, però vabbè, dettagli. Dov'è il mare? Seconda domanda: quando hai iniziato a navigare sul web e perché? Allora, diciamo che io ho iniziato a usare internet principalmente per Facebook, perché c'erano i giochini su Facebook e quindi praticamente era una drogata. Cioè davvero, non sto scherzando. Come se adesso usassi il tempo per registrare, per giocare ai giochini di Facebook, tipo pet, cose, Farmville, quelle cose là, ecco. Ho iniziato a navigare su internet per giocare a... su TS, giocando a Minecraft. Lo sappiamo tutti perché ho iniziato a usare il web. Cioè? Un giorno capirai. Terza domanda: quante ore passi online al giorno? Troppe, fidatevi, troppe. No, vabbè, dipende. Durante il periodo estivo ci sono quelle tra le 20 e le 21 ore. No, tra le 25 e le 26, no, comunque. Diciamo che quando è estate ci passo molto tempo, infatti... troppo. No, se non esco non faccio quasi altro. Invece durante l'anno scolastico dipende dipende dal periodo e dai giorni, perché appunto se c'è degli allenamenti, se c'è qualche altro impegno, se sono con gente, perché sì, io ho anche una vita sociale più o meno. Io invece non lo uso almeno d'estate lo uso tanto, però solo la mattina, perché in questi ultimi mesi comunque così ho gli allenamenti di calcio il pomeriggio. Durante l'anno invece lo uso 2 ore, nemmeno 3, forse un po' di più. Giusto. Onesto. Onesto. Quarta domanda: quale dispositivo / console preferisci per giocare? Esempio computer, PlayStation 3, 4, Xbox, Nintendo DS, cellulare, eccetera. Vabbè. Non lo so, io direi... allora, io ho sempre amato il DS, partiamo da questo presupposto. Però, insomma, poi col controller non mi trovo particolarmente bene. Quindi direi anche computer. No, DS. Io non ne ho uno preferito, perché al primo posto ci sono 3 console, computer, il telefonino, anche se non è una console. Però era incluso nella domanda. Vabbè, e l'Xbox 360, che però me l'hanno regalato da poco, quindi... yeah. Quinta domanda: quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Allora, se dobbiamo parlare su computer, sicuramente, vabbè, LOL. E beh, Minecraft. Vabbè. Invece per DS, tutti i giochi di Pokémon, Animal Crossing. Io, i miei giochi preferiti sono FIFA, vabbè,
Call of Duty, Minecraft e LOL. Stessa domanda, che anime o cartoni animati preferisci barra preferivi? Allora, a me piacevano molto cartoni, vabbè, i Simpson che guardo anche tuttora, o Futurama, poi vediamo Dragon Ball, poi invece come anime ne ho guardati alcuni e i migliori sono stati, vabbè, Nana, questa cosa l'ho già detta mille volte, Nana, Death Note anche se non l'ho finito, e Mirai Nikki, e poi ho visto un anime troppo stupido che però non mi ricordo il nome, però faceva morire da ridere. Cartoni, vabbè, i Simpson che guardo tuttora con mia sorella dopo scuola, Dragon Ball che avevo un casino di CD di Dragon Ball, mi ricordava a memoria le serie. Settima domanda che però abbiamo già risposto, perché è guardi cartoni o anime? La risposta è sì, perché che mondo sarebbe senza i cartoni? Cioè, ottava domanda, come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Beh, allora, convention sono le fiere, quindi ci vado anche io, quindi mi ritengo una persona normale, cioè una persona appassionata che vuole andare da una fiera per condividere in modo molto più pubblico la sua passione per qualcosa, come YouTube o videogiochi. Invece per chi fa il cosplayer, secondo me, allora, sicuramente fare il cosplayer è un impegno molto grande, perché comunque per fare un bel cosplay bisogna avere tanti soldi, tanta, o comunque tanta voglia di costruirsi gli oggetti, i vestiti, e quindi alla fine comunque una persona deve essere veramente appassionata, secondo me deve anche molto riuscire ad interpretare e a sentire il personaggio, cioè suo, nel senso che io non farei mai il cosplay di una persona che tipo un personaggio che o non mi piace particolarmente o nel quale non mi rivedo, penso sia una cosa abbastanza inutile, però i cosplay sono fighi, c'è da dirlo. Io quello che ha detto lei perché non sono mai andato né a una fiera, non so cosa sia, quindi... Forse la verrete al Games Week prossimamente su grandi schermi. La nona domanda è: ti piace leggere manga e fumetti? Allora, cioè, la premessa è che io alla fine non ho mai comprato un manga, perché non ne ho due o tre in casa. Uno sì, per disegnare. Ah, vabbè. È un manga. No, è un libro. È un manga. È un libro su come disegnare i manga, non è un manga. Invece il manga da leggere non è un libro. Ma non l'ho comprato io. Però infatti, allora, una volta mio padre mi comprò un manga di Dragon Ball pensando che fosse un normale fumetto, e mi hanno regalato il manga di Nana, il numero 1. Però in realtà io poi alla fine non ho mai comprato un manga, e i fumetti non ne ho per niente. Più che altro io se leggo libri. Non ne abbiamo di fumetti, abbiamo tipo quei 7-800 Topolino tipo. Vabbè, ma cioè quelli sono, non sono proprio fumetti, cioè sì, abbiamo mille cosi, tipo mille di questi mobili pieni di topolini e paperini, tipo anche quelli vecchi che ci aveva detto mia madre, però... Decima domanda, che genere di libri ti appassiona di più? Io diciamo che i libri che leggo di più sono quelli d'amore, cioè davvero, perché io l'ultima volta che mi sono appassionata a leggere un libro è stato un libro d'amore che ho letto nel giro di 3 giorni, ed è After. Però poi per il resto comunque piacciono leggere libri quelli con le storie vere, nel senso storie come, non so, Il bambino con pigiama righe, o ad esempio Io sono Malala, comunque libri toccanti e con storie vere. Non che io escluda di leggere quelli magari un po' più di fantascienza, tipo non so, io ho letto tutti gli Harry Potter per farvi capire e mi sono piaciuti un sacco, quindi vabbè, non è che... Semplicemente preferisco un po' più di più quelli d'amore, insomma. A me parto già che non mi piace tanto leggere. Perché quindi... tu leggi? Appunto. Io leggo sì e no 2 volte all'anno, se va bene. 2 libri all'anno. Quelli che ti fanno per scuola e poi basta. Quelli che legge la prof. Cioè, non è che ho libri preferiti o cose del genere. Che persona triste. 11ª domanda, quali sono le tue serie TV preferite? Allora, io principalmente in tutti questi anni ho seguito una serie TV che è The Vampire Diaries, però hanno fatto 6 stagioni, devono fare la 7ª. Sì, solo che semplicemente la protagonista ha abbandonato il cast per ovvi motivi che tanto adesso non vi sto a spiegare, quindi non so se guarderò anche la 7ª, però comunque è quello che proprio ero tanto tanto appassionata, fissata, perché non riuscivo a pensare ad altro, tipo le ship, oh mio Dio, di qua, di là, no, lei deve stare con lui, no, si è baciato con lei. Ecco, sono The Vampire Diaries. Poi ho visto altre serie TV, come ho iniziato a guardare Teen Wolf, The Secret Circle,
Poi boh, basta. Cioè, proprio che sono stata io a vederle, sono state queste, poi le altre non mi ricordo. Io serie TV in particolare non ne guardo, perché guardo principalmente D-Max, quei programmi lì. Solo che certe volte quando cambio canale, per esempio prima del TG, non so, c'è CSI e guardo quello. Se real time in generale può essere considerato una serie TV, allora io sono matta di real time. Decisima domanda, qual è il tuo film preferito? Non ho un film preferito, però penso di avere molte serie di film preferiti, ovvero Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Star Wars. Diciamo che mi piacciono molto le saghe, ecco, le saghe, non le serie. Non ho un film preferito perché ne ho visti tanti e me ne sono piaciuti tanti. Però uno bello che mi è piaciuto era Wall-E. Quello... Wow! Ecco, quello. Decisima domanda, e questa è una domanda che giuro l'aspettavo da una vita. Quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Allora, partiamo dal presupposto che entrambi abbiamo questo telefono, che è un Samsung Galaxy S2 Plus. Samsung Galaxy KK Plus si chiama. E io non ne sono per niente soddisfatta, perché io ho sempre pensato... Allora... Come sistema operativo a me Android piace tantissimo, ma il problema di questi telefoni è la memoria. Noi abbiamo 8 GB. Non solo la memoria, il telefono in sé. Vabbè, a parte quello che va lento, però. Cioè, la memoria sono 8 giga e poi basta. Cioè, tu puoi usare solo 8 giga e anche se dentro metti la schedina di 64 giga non ti serve a niente, perché tanto alla fine se c'è la memoria piena sul telefono e le cose sono state sul telefono, non puoi spostare sulla schedina esterna. Quindi io la prossimo telefono che vorrei comprare è un telefono con sistema operativo Android, avesse il sistema di attivazione di memoria dell'iPhone, ovvero che se tu hai 64 giga hai quei fottutissimi 64 giga. Il mio telefono mi fa schifo, tant'è che... Eppure è rotto. È rotto, ma non per qualche motivo, solo perché lo lancio. Fa schifo, va lento come non so cosa. Insomma, andateci Big Money per comprarci il nuovo telefono. La 14ª ed ultima domanda è: cosa ti piace della tecnologia? Allora, questa secondo me è una domanda un po' strana, nel senso che potrebbe parlare più ore della tecnologia, però diciamo che quello che mi piace di più è il fatto di poter, di riuscire a sentire le persone attraverso TS, vederle anche se sono lontane. E perché comunque internet ha aperto un mondo gigantesco a tutte le persone, perché comunque adesso tutto sta diventando molto più accessibile da casa. Ad esempio ci sono i siti che fanno consegne a casa, per esempio si comprano libri da casa, si leggono libri da internet, si fanno ricerche da internet, si parla con le persone attraverso internet. Quindi diciamo che la tecnologia è anche un aiuto, però ovviamente bisogna saperla usare, cioè come ogni cosa posso dare nei giusti limiti. Secondo me la tecnologia puzza e fa schifo. No, è qualcosa che ha rivoluzionato le nuove generazioni. Che paroloni, eh? Grazie, gli autografi dopo. E perché si possono conoscere anche nuove persone e come ha detto Eli anche prima, si possono fare molte cose da casa, non so, per esempio comprare dei vestiti, cosa che prima non si poteva fare, cioè devi andare in centro fino a quel negozio per comprare. Centro, no, perché non puoi avere un negozio sotto casa, no? Vabbè, devi andare, devi camminare comunque, vabbè, per trovare vestiti decenti. La 15ª, che non è una domanda, ma è tagga qualcuno. Allora, io taggo Egg, anche se penso che l'abbia già taggata Simone, però la ritaggo lo stesso. Kalien, Pink46, Ebbia2014, S2405, Alix98. Sì, taggo il mondo. Tutte le persone che conosce, taggo anche nostra madre. Lo facciamo fare, lo facciamo fare. Oh, ma se raggiungiamo i 100 mi piace, faremo fare il video tag nerd, quanto sei nerd a nostra madre. Tipo, cosa pensi della tecnologia? Fa schifo, rovinati i miei figli. E niente ragazzi, per questo video tag è tutto. Se volete altri video tag scrivetelo qua sotto nei commenti, anche come di mio fratello. E niente, vi invito a lasciare un pollicione in su per questo video e a passare tutte le sue descrizioni, quindi Facebook, Ask, Instagram e Kick. E niente, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!